Questi indovinelli sveglieranno la tua mente meglio di un caffè. Prendi la lente di ingrandimento e mettiamoci al lavoro. Oh my God. Guarda questa immagine con attenzione. Cosa c'è di strano? Ognuna di queste quattro persone ha una fetta di pizza in mano, ma dalla scatola di pizza mancano solo tre pezzi. Hai tre barattoli tutti etichettati in modo errato. Un barattolo contiene mele, un altro contiene arance e il terzo contiene un misto di mele e arance. Puoi prendere tutti i frutti che vuoi da ogni barattolo per correggere le etichette. Qual è il numero minimo di frutti che devi raccogliere e da quali vasetti per etichettarli correttamente? Scegli un frutto dal barattolo con l'etichetta mele e arance e trovi una mela. Ciò significa che il barattolo deve essere etichettato mele. Ora il barattolo etichettato arance deve essere etichettato mele e arance, poiché non può contenere arance. E infine ci sono l'etichetta e il barattolo rimanenti. Uno scenario simile si applica se prendi un'arancia dal barattolo con l'etichetta mele e arance. Quindi basta prendere un frutto dal barattolo mele e arance per etichettare correttamente tutti i barattoli. Un agricoltore sfida un ingegnere, un fisico e un matematico a recintare la maggior quantità di area utilizzando la minor quantità di recinzione. L'ingegnere costruisce una recinzione a forma di grande cerchio, dicendo che è il modo più efficiente. Il fisico fa una lunga linea e dice che recintare metà della terra è il modo migliore. Il matematico ride e mostra loro il suo progetto che li batte. Che cosa ha fatto? Il matematico ha creato un piccolo recinto circolare intorno a sé, dichiarando di trovarsi all'esterno della recinzione. Ogni giorno, dopo il lavoro, Jack arriva alla stazione alle 17. La moglie parte da casa con l'auto per raggiungerlo esattamente alle 17. Lo va a prendere e lo accompagna a casa. Un giorno Jack arriva alla stazione con un'ora di anticipo e inizia a camminare verso casa. Cammina fino a quando la moglie non lo va a prendere lungo la strada. Arrivano a casa 30 minuti prima del solito. Per quanto tempo ha camminato? Il modo migliore per affrontare questo problema è considerarlo dal punto di vista della moglie. Il suo viaggio di andata e ritorno è stato ridotto di 30 minuti, il che significa che ogni tratto del viaggio è stata ridotta di 15 minuti. Ciò significa che Jack ha camminato per 45 minuti. Logan è un agente speciale alla ricerca di un noto criminale. Dopo mesi di indagini, trova il suo quartier generale, ma la porta è chiusa a chiave e c'è una serratura a codice. L'uomo nota anche un calendario su cui ci sono alcune lettere, L, V, G. L'agente capisce subito il codice. Qual è? È 154. Le lettere rappresentano i giorni della settimana, lunedì, venerdì e giovedì. Lunedì è il primo giorno, venerdì è il quinto e giovedì è il quarto. Guarda queste due famiglie. Quale delle due è falsa? Cosa ne pensi? La famiglia sulla destra ha strane abitudini alimentari. Permette al figlio di mangiare l'intera torta da solo. Ma forse non gli interessa mangiare sano? La famiglia a sinistra, invece, sembra essere perfettamente a posto. Ma hai notato la porta USB sul collo di questa donna? È un robot. C'è qualcosa di strano in questa famiglia. Ora guarda questi prigionieri. Chi ha più probabilità di fuggire? Nessuno dei due. Quello a destra sarà fermato dalla guardia, mentre quello a sinistra si ritroverà faccia a faccia con questi cani piuttosto ostili. E queste ragazze? Quale manca di buon senso? Un'altra domanda difficile.
Nessuna delle due sembra molto furba. Quella a sinistra sta mostrando la sua carta di credito sui social e quella a destra sta condividendo con i suoi follower i dettagli della sua carta d'identità e del suo biglietto aereo. È incredibilmente pericoloso. È il primo giorno di scuola quando il portafogli del preside scompare. I sospetti sono tre: il giardiniere, l'insegnante di matematica e l'allenatore. Il giardiniere dice che stava tagliando il prato. L'insegnante stava controllando il test a sorpresa che aveva dato ai suoi studenti. E l'allenatore stava incontrando nuove persone che volevano unirsi alla squadra di calcio della scuola. Chi ha preso il portafogli? L'insegnante di matematica. Nessuno fa un test a sorpresa il primo giorno di scuola. Guarda queste donne. Riesci a capire quale non è incinta? La donna sulla destra. La sua pancia ha una forma strana. Inquietante. Un giorno l'imperatore chiede al suo generale cosa sceglierebbe se gli fossero offerti giustizia o molto oro. Sceglierei l'oro, risponde il generale senza esitare. L'imperatore è sorpreso. Sarei deluso anche se questa fosse la scelta di un servo, dice l'imperatore. Ma detto da voi, non solo è deludente, ma anche scioccante e triste. Il generale giustifica senza problemi la sua risposta all'imperatore, infuriato e ferito. Che cosa dice? La gente chiede ciò che non ha. Sotto il governo di vostra maestà, aggiunge, la giustizia è a disposizione di tutti. Ma io sono uno spendaccione e sono sempre a corto di denaro. Per questo ho detto che sceglierei l'oro. La risposta piace all'imperatore e il suo rispetto per il generale viene ristabilito. La polizia arriva in una stazione sciistica. Quella notte qualcuno ha aggredito il direttore dell'hotel, che è stato portato in ospedale ancora privo di sensi. La polizia sospetta di tre persone, Lara, James e Arthur, arrivate il giorno prima. Gli agenti ispezionano le loro stanze ed ecco cosa trovano. Osserva con attenzione questi elementi e cerca di capire chi ha aggredito il direttore. È stato Arthur. Guarda, non ha vestiti caldi, il che significa che non è venuto a sciare. Allison è a capo di un'azienda internazionale. Un giorno, mentre si affretta ad andare a una riunione importante, si accorge che i documenti di cui ha bisogno non sono stati stampati. Ma ha chiesto ad almeno tre impiegati di farlo. Ian dice di essere appena tornato dal supermercato perché avevano finito il caffè. Robert afferma di essere stato impegnato nella stesura di un nuovo contratto. E Alice risponde che è stata in cucina a preparare gli spuntini e il caffè per la riunione. Chi ha dimenticato il compito e sta inventando scuse all'ultimo momento? Alice, non c'è caffè in ufficio, allora come ha fatto a prepararlo? Il ricco uomo d'affari Mr. Hudson ha una grave malattia e viene ricoverato nel miglior ospedale della città. Viene curato con pillole inventate da uno scienziato dell'ospedale. Il signor Hudson si sente sempre meglio e sta per essere dimesso. Ma poi, una mattina, viene trovato in condizioni critiche. La polizia ha quattro sospetti. La donna delle pulizie, l'infermiera, l'assistente e lo scienziato. L'addetta alle pulizie dice che al signor Hudson piaceva che la sua stanza fosse in ordine, quindi andava ogni giorno a pulirla. L'infermiera dice che faceva le iniezioni al signor Hudson ogni mattina e che erano diventati amici. Lo scienziato è molto turbato. La sua malattia era complicata, ma abbiamo fatto progressi e oggi è successo questo. L'assistente risponde che il suo capo le aveva chiesto di portargli ogni giorno i suoi dolci preferiti e lei lo aveva fatto. Riesce a capire chi ha causato il peggioramento delle condizioni del signor Hudson? L'infermiera. Il signor Hudson è stato curato con pillole speciali. Di quale iniezioni sta parlando? What? Harrison sta tornando a casa quando qualcuno gli tira addosso qualcosa che lo mette KO. Quando si riprende, si ritrova in una stanza con quattro porte e una minuscola finestra. Oh
Harrison apre la finestra, ma è troppo piccola per passarci. All'improvviso, il ragazzo nota un pezzo di carta sul pavimento. È un biglietto che dice: solo una porta conduce all'esterno, le altre tre non portano da nessuna parte. Puoi provare ad aprirne solo una e solo una volta. Se non ci riesci, tutte le porte rimarranno chiuse per sempre. Harrison ci pensa e poi fa la scelta giusta. Come ha fatto a capire qual era la porta che gli serviva? Ha aperto la finestra. Si è creata così una corrente d'aria. Il ragazzo ha controllato i buchi della serratura e sentito che da uno di essi usciva aria fresca. Una detective sta riposando in uno stabilimento balneare quando si verifica uno spiacevole incidente. Qualcuno spinge l'anziana signora Stevenson in piscina mentre tutti sono distratti. Ma questo qualcuno non sa che la signora un tempo era la miglior nuotatrice dell'università e che non ha mai smesso di allenarsi. Quindi non le è difficile attraversare la piscina e uscirne. La detective chiede alla signora se ha visto l'aggressore. Lei non l'ha visto, ma è sicura che si tratti di qualcuno che sa che ha appena ricevuto un'enorme eredità. La detective parla con tre persone: il figlio della signora Stevenson, Terry, la nipote Gloria e la nipote Judy. Terry dice: in questi giorni sono stato molto occupato, è successa una cosa urgente al lavoro, non ho avuto nemmeno il tempo di uscire dalla mia stanza. Gloria chiede alla detective di mantenere un segreto. Sta frequentando un cameriere che ha conosciuto in un bar sulla spiaggia. Se i suoi parenti lo scoprissero, si infurierebbero. E Judy dice di aver preso un'auto per fare shopping in centro. Chi sta mentendo? Terry. L'uomo sembra scottato dal sole. Ma come può essere se non esce dalla sua stanza da giorni? Jaden ha comprato un bellissimo anello per la sua ragazza. Vuole chiederle di sposarlo nel fine settimana. Lascia l'anello sulla scrivania di casa e va al lavoro, ma quando torna la sera non trova l'anello. Quel giorno in casa c'erano solo le sue tre sorelle e a nessuna di loro piaceva la sua ragazza. Le interroga. Mia era nella sua stanza. Dice di aver passato tutto il giorno lì a dipingere le pareti. Emily era in cucina. Risponde che ha preparato una torta di compleanno per la sua amica. La più giovane, Nora, era in giardino. Dice che aveva piantato delle rose. Jaden non ci mette molto a capire chi ha preso l'anello. Sai chi è stato? È stata Nora. È troppo pulita per una persona che ha presumibilmente trascorso l'intera giornata in giardino. Inoltre, non ha alcun attrezzo da giardino con sé. Il miglior giocatore della squadra di pallavolo è scomparso prima della partita. I principali sospettati sono tre giocatori della squadra rivale. Jackson dice: sono appena tornato dalla palestra, mi stavo riscaldando prima della gara. Leo era andato a prendere moglie e figlia all'ospedale. Ryan si è fratturato una gamba e il medico della squadra gli stava facendo un massaggio. Chi c'è dietro la scomparsa del giocatore? Ryan. Chi si fa fare un massaggio con una gamba rotta? Riesci a trovare la risposta a questo rebus? La risposta è sommario.